Allora, noi stiamo degustando il Sui Sassi 2009, che è il nostro Syrah, che viene prodotto facendo fermentare l'uva, macerare l'uva nelle barrique aperte e poi fatto affinare nelle stesse barrique per 15 mesi. Noi siamo nella cantina, nella nostra piccola cantina di affinamento, dove qua c'è il Syrah 2011 e là il Due Mani 2011. E quindi vini che saranno qua ancora per molti mesi. Ho fatto poco fa una degustazione, sono molto contento, direi eccitato. Perché penso che questo sia un grande passo avanti per noi, ma sicuramente staranno nel legno fino al prossimo febbraio, quindi faranno 16 mesi. Questo vino che noi degustiamo adesso, come ho detto prima, è il Syrah 2009 Sui Sassi, è un'annata per noi particolarmente fortunata, siamo felici. L'obiettivo principale è di avere un giusto equilibrio. Quando parliamo di biodinamica, come ho parlato prima in vigna, dobbiamo trasferire quello che è l'equilibrio della pianta nella cantina. Nella cantina vuol dire nel vino. Quindi per noi raggiungere un obiettivo con vini particolarmente equilibrati, con dei tannini presenti, buoni, tannino che dà succosità al vino e soprattutto dei grandi profumi, per noi è quello, è la massima espressione della nostra uva e quindi del nostro vino. Direi che siamo sempre anno dopo anno più attenti e riusciamo sempre a migliorare la nostra qualità e direi che per noi è fondamentale trovare sempre le barrique o anche i tonneau, come vedete, più adatte per il nostro vino, perché ci sono tanti produttori di fusti, di rovere, di barrique, anche mo molto bravi, però bisogna sempre trovare il giusto matrimonio, la giusta unione fra i nostri vini, sia di Cabernet che di Syrah, i vari fornitori. Siamo comunque contenti e brindiamo alla salute dei nostri amici estimatori e dei nostri clienti. Viva!